Era solo questione di tempo, si è stretto il cerchio anche su questo, si è fatto luce anche su questo omicidio. Sì, è un dato importante perché si tratta di un fresco importante, infatti se lo conoscete, sono un omicidio di Luca Bruni e ci sono state appunto tre ordinanze di custodia cautelare, ma il coinvolgimento è più ampio, ci sono altri due soggetti che sarebbero coinvolti sempre in questo omicidio. È un omicidio importante, dicevo, perché dà una svolta, segna il passaggio e l'affermazione del clan che fa capo a Rango, quindi un'affermazione importante nell'ambito della criminalità cosentina. È importante anche perché con questo omicidio Rango, addirittura ci dicono alcuni collaboratori, fa il passaggio tra virgolette di grado all'interno della criminalità cosentina. E siamo riusciti a ricostruire in tutte le sue fasi l'omicidio, siamo riusciti grazie ad un collaboratore a rinvenire anche il cadavere di Luca Bruni, che è stato oggetto di accertamento tecnico che ha riscontrato effettivamente la riconducibilità dei resti umani alla persona di Luca Bruni.